dormendo il cagnolino. Dormi il cagnolino, mamma. Che brava che sei. Ma sei bravissima. All'albero gli dici shh? Forse alle tartarughe. Piano, piano, piano. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un video notturno. Oggi, dato che siamo al secondo giorno di questo nuovo anno, voglio dimostrarvi una cosa un po' particolare perché, allora, io appena ho scoperto di essere positiva al Covid, ho detto, sai che c'è? Rendiamolo interessante, nel senso, non... poi magari mi sbaglio, poi magari l'ha fatto qualcun altro, io non lo so, correggetemi se sbaglio. Però non ho mai visto qualcuno vloggare proprio per filo e per segno tutto, soprattutto con dei bambini in casa, perché ho visto molte persone che hanno raccontato della loro esperienza col Covid, assolutamente sì. Però io mamme non ne ho viste, con figli positivi non ne ho visti. E allora, dato che ieri abbiamo riso, abbiamo scherzato, con annessa anche una cosa brutta, però quello è un altro discorso, comunque non dipendeva da noi, ho pensato, cavolo, dato che in questo momento sta succedendo qualcosa, ho detto, sai che c'è? Io banalmente lo faccio da una vita io faccio video, da quando sono molto piccola, e quindi ho detto, sai che c'è? Molto banalmente mi va di parlare, mi va di accendere la telecamera, lo faccio. E perché penso che sia uno di quei video che voglio tenermi nella scatola del ricordo anche di quello che spero che sarà un ricordo presto brutto e lontano nel mio periodo Covid, che sto un po' raccontando come diario di bordo, no? Giorno numero uno col Covid, giorno numero due. Adesso siamo, non mi ricordo a che giorno di quarantena, non mi ricordo. Siamo sempre positivi, io, mio marito e Zoe, mentre Lara risulta ancora negativa. Oggi purtroppo Zoe ha avuto qualche sintomo in più del solito, ahia Zoe, e adesso vi racconto tutto e vi mostro cosa sto facendo e soprattutto vi svelerò l'ora in cui sto registrando. Non ci potrete mai credere che ore sono. Olè, sono le 2:51. Olè. E mi sto guardando un'intervista fighissima di Breaking Italy sul suo podcast con Fedez, mi piace tantissimo. Perché in realtà io seguo un sacco Breaking Italy, mi piace tantissimo, ma da anni, da quando aveva pochissimi iscritti l'ho sempre seguito. E mi piacciono un sacco i podcast, quindi ne seguo tanti. Comunque, questa me l'ero persa, non so nemmeno, vabbè, del 4 dicembre, insomma, comunque. È stata una giornata veramente molto dura, perché più che altro ho avuto i soliti problemi di dolore al petto e il problema che mi sento stanca, mi sento strana, ho una repulsione per stare in piedi più di 5 minuti, ma veramente, cioè, mi sento veramente senza forze e quindi ho ben pensato di non sforzarmi, cioè se nei giorni normali mi sarei in situazioni anche ovviamente fisiche normali, mi sarei sforzata dicendo ah, sarò pigra. No, sento che è proprio una stanchezza che mi viene da dentro, non so dirvi. E quindi così, però non ho sonno, quindi non ho sonnolenza, ho stanchezza. Boh. E invece siamo svegli adesso perché Zoe sta accusando quello che comunque ho accusato anch'io, ovvero il naso chiuso. Sento che faceva un po' fatica a respirare e infatti l'ho fatto degli spruzzi di cosa marina, molto blanda in realtà. Uno spray nasale. Buonasera. Uno spray nasale, insomma, una cosa molto, molto tranquilla. E in realtà sono disperata perché il dottore mi aveva dato, e poi sta avendo altri problemini di pancina, mettiamola così. Capire, chi vuole capire capisca, e non mi sembra carino dirlo apertamente, quindi ok. E, che oltretutto ho avuto anch'io, quindi assolutamente. E quindi ho questo grande problema che il dottore gli avrebbe dato da fare delle cure anche un po' in realtà per prevenire quasi. Gli ha dato un antibiotico. Adesso non so se mi fido molto del mio dottore, quindi seguo.
perché ha dei minimissimi sintomi e siamo partiti in quarta col dottore. Il problema è che non riesco a darglielo questo benedetto antibiotico, non so come fare. Farle prendere questo benedetto antibiotico sembra una cosa complicatissima e addirittura per lo stress piange, e talmente tanto piange che vomita, e quindi è come se non gli avessi dato nulla. E quindi non so veramente come fare a darglielo. Ho provato a mischiarlo, ho provato tutte le cose, alla fine i rimedi della nonna che praticamente sanno anche i muri, e niente, non funziona niente. Ci deve essere un modo che mi sfugge, ci deve essere. Infatti io in questo momento, mamma all'ascolto, help, non so veramente come fare a darglielo e come fare a dargli un antibiotico con liquido. Io ripeto, ho provato anche a mischiare, ma cioè, è pure intelligente, raga, perché se mi vede che lo prendo in mano, lei è diffidente, poi non prende più manco il cucchiaino, tipo se glielo voglio mischiare alla frutta, e poi non mi prende più la frutta. Cioè, assurdo. Mi ero fatta una tazza di cereali con latte e Zoe a quanto pare ha deciso di assaggiare i suoi primi cereali al latte e beh, sembra stia apprezzando. Oh, ne vuoi ancora? Sì, ovviamente io non posso assaggiarli perché se usa lei, io non posso nemmeno assaggiarli perché se usa lei il cucchiaio, ovviamente è meglio non mischiare in questo momento, però a quanto pare gradisce. Parecchio anche. Ok, ha spalancato la bocca. Un attimo. Aspetta. Ferma. Ecco. Tieni. È buono? Ti piace molto? È molto buono? Tazza di latte e cereali prima di andare a dormire è top, Zoe. Di grande compagnia sta bimba. Ancora? Ne vuoi ancora, Zoe? Era molto buono, ne vuoi ancora? Ecco a te. È molto buono? Ti piace? Bene, i primi cereali di Zoe. Ok, aggiornamento delle 3:21. Sta arrivando Lara. Anche Lara non si... Sì, mi sono rimessa la mascherina perché sta per arrivare Lara. Vi ricordo che casa è comunque arieggiata. Mi piega le orecchie la mascherina. Questo è il mio orecchio senza mascherina. Questo è con... Vabbè. Comunque, casa è arieggiata. È perennemente costantemente arieggiata. Non ho solo queste finestre, dato che molti dicono ah, sono finestre, sono chiuse. Sì, ok, faccio tutto il resto della casa. Purtroppo Lara sta male e da un po' di tempo in realtà questa parte... Non è mai stata bene, 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 solo che continua a essere negativa. Cioè, anche quando noi abbiamo scoperto di essere positivi e lei era negativa, comunque non stava bene. Quindi, boh, non lo so se è un falso negativo, non ho idea. Ok, ore 3:53, il momento più brutto è passato. E ora ho la Lara lì, perché non riesce a dormire. Ho fatto anche un tentativo con Zoe. Le ho messo la sua medicina più... il suo succo preferito più un po' d'acqua diluito. Ha funzionato, ha sentito il sapore, ha detto tre magnadate. Sono attualmente in tendenza su YouTube, ma io non arrivo sempre in tendenza su YouTube con i video che non voglio che arrivino in tendenza su YouTube. È fantastica questa cosa. Sarebbe da... devo un attimo cioè il meccanismo lo so pure, ma non lo applico perché fondamentalmente non me ne frega una beneamata, perché sapete che io più che altro faccio video per passione e non sto lì a fare le cose, ma puntualmente arrivano sempre in tendenza i video che non voglio che arrivino in tendenza, perché fondamentalmente poi arrivano persone, cioè non è che dici ah che bello sono in tendenza, no, non è così assolutamente, è che palle sono in tendenza, perché ti arriva tutta quella fetta di pubblico che non ti conosce, non sa la tua storia, ed è un dilemma, è un casino, perché poi iniziano pure i commenti strani, mi arrivano i Novax che sono meravigliosi, e quindi un braccio. Lo prendo come un sì, perché i video in tendenza attirano persone ambigue. Sentite che non respira proprio perfettamente. A me sta cosa, ecco, a me sta cosa non mi piace. Ciao, 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 ciao Zoe, ciao, 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 ciao. Sono preoccupatissima.
e non so come cavolo dargli questo antibiotico. Cioè, se ne va proprio. Ciao. No? In questo momento Lara sta soffrendo di mal di testa. Oltretutto ho calcolato, noi sono 8 giorni che non ci muoviamo da casa, perché il 25 e il 26 noi stavamo, anzi 7 giorni, il 25 siamo usciti, ma il 26 stavamo qua a casa perché abbiamo avuto ospiti qua a casa, quindi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 e 3, quindi eccoci, no sì, 9 giorni, sono 9 giorni che, no vabbè il 3 domani, no aspetta mezzanotte, il 2, scusate mi sono confusa dei giorni perché mi stanno saltando i giorni pure a me. Sono 8 giorni che siamo in casa, sì, domani saranno 9. E all'inizio perché non stavamo bene, adesso è per quarantena forzata, cioè quarantena, e perché siamo positivi e sono un sacco di giorni in realtà, sono veramente un sacco di giorni. Non mi ricordo una volta che sono rimasta per 8 giorni in casa. Forse, ecco, sì, alla prima quarantena, quello sì. Ed è stranissimo, perché ovviamente molte persone dicono ah, ma voi non uscite mai. Usciamo poco e scegliamo molto bene, attentamente dove andare. Questo non vuol dire che sono segregata in casa. Invece da 8 giorni sono proprio segregata in casa e questa cosa è stranissima per me. Mi sento un po' strana attualmente, però va bene così, raga. Più che altro, vi giuro, sono... non lo so... sono preoccupata, ripeto. Amore, che ore sono? Ok, sto riprendendo una tipica nottata di COVID. Oh, quello era messo lì per Zoe. Sto facendo un reportage sulla nostra nottata. Che ovviamente non è una vera nottata tipica di COVID, perché il COVID, come qualsiasi altra malattia, si può professare in qualsiasi forma, però questa è la nostra, esatto, questa è la nostra serata. 8 domani 9, passerà, passerà ad a passa. Qui sto con Zoe qua sotto e cerca di aprire la crema. Ok, il bello di fare meditazione è che posso letteralmente applicarla anche agli altri. Sono riuscita a rilassare Lara, che non riusciva a dormire, e quindi adesso parlo super piano perché sono riuscita a farla rilassare. Ovviamente ognuno di noi ha i propri metodi, le cose che ci fanno rilassare di più. Lara è una bimba, quindi gli ho fatto visualizzare delle cose, ovvero lei che nuota per far sentire il corpo leggero, e le ho messo in sottofondo il rumore dell'acqua. E dopo che le ho fatto un piccolo piccolo massaggino alle tempie perché stava proprio male, è crollata. Calcolate che sono 2 ore che cercava di dormire. Quindi sono molto contenta che ha funzionato, e ovviamente in combo le ho dato una mezz'ora fa un medicinale ovviamente per questi mal di testa. Quindi la combo di medicinale più rilassamento ha aiutato, anche perché lei è come me, quando si sente male tende a stringere e non respira, perché tutti quanti, no? Siamo tutti, no, tutti stretti stretti quando ci fa male qualcosa. Invece ricordarle di respirare con calma l'ha aiutata a rilassarsi, quindi il risultato è che adesso perlomeno si riposa. Non so per quanto, però con lei funzionano sempre le tecniche di rilassamento, quindi sono molto contenta. E niente, adesso aspettiamo un attimo, vediamo come andranno le prossime ore. Sono le 5. Zoe dietro di me ha fatto un casino con i giocattoli, ma ci penseremo domani. Oh, che faccino. Ciao. Aia, aia, oh, aia, aia.
5:15 e abbiamo dovuto mettere dei bagnoli a Lara. Buongiorno, mi ha fatto lui il caffè. Voglio la tua reaction. Uh-huh. Proprio. No, vabbè. Musica rilassante, consolidata. Non lo so, pensa a cosa. Allora. No. Non te lo direi così. Allora. Sarebbe veramente malsano se tu me lo dicessi così. Sì, perché ti conosco. Ok, allora voglio dirti cosa ho fatto stanotte. Allora, stanotte sono stata sveglia fino alle 6. Ho comprato roba. Ho comprato roba. 9,90€. Ok, no, i prezzi sono onesti, però. Di shampoo, detergente in polvere. Ok, non è intelligente. Detto baby. Il mocio in fibra con spruzzatore e capacità rodante. Questo non lo dico. No, dillo. Quello che tu sai. Un cuoci cose per microonde. Spazzolina a 1,50€ per unghie bianco blu. Che in realtà è una spazzolina per unghie che utilizzeremo sempre per il tappeto. Perché non trovavo una spazzola adatta con setole dure per non tappeti. E in più dei 400 pezzi di stoviglie usa e getta, che però sono quelli nuovi, compostabili, ecologici, in canna di zucchero. Quanto hai speso per 400 cose biodegradabili? Che biodegradabili, quanto sì. Hai speso? Quanto ho speso per 400 pezzi? La modica cifra di 39,99€. Ma ci basteranno... Glielo spiegate a voi nei commenti, perché... Ci basteranno per un bel... Sì, no, è meglio perché abbiamo il Covid, ma 400 pezzi durano più del... Spero. Oddio, se dura... Oddio, se dura 400 pezzi il nostro Covid. Speriamo di no. Beh, questa è stata la mia spesa di stanotte. Per un totale di... Lo dice. Sì, hai speso 70-80 euro. Ah, 99. Ok. Ok. Tranquilla. Ok. Vi sto spiegando una cosa. Potete stare tranquilli perché non fa male. Mi va solo un po' dentro qua. Però non fa male, non fa nulla, vi fa solo un po' di solletichino, ma non vi fa niente. Allora. Mi sembra sia purtroppo positivo e... Terrò le mie emozioni al di fuori della videocamera per una volta. Contatto il dottore e... Ci vediamo domani, amore. Ho bisogno di un attimo.